Il mercato delle criptovalute ci dà la possibilità di ottenere profitti e rendimenti non soltanto facendo trading oppure investing sulle criptovalute fine a se stesse, ma possiamo anche utilizzare quella che è la tecnologia blockchain, questo nuovo mondo in divenire, quello legato per esempio alla DeFi e alla SeFi, per mettere a rendita quelli che sono i nostri vecchi, ormai vecchietti, diciamo, euro, quindi le nostre monete fiat classiche. È un po' un'alternativa a quelle che sono i rendimenti che possiamo costruire andando a investire gli euro nel vecchio mercato, quindi il mercato old economy, attraverso per esempio l'utilizzo degli ETF o quant'altro, e possiamo utilizzare il mondo cripto per generare del rendimento, tecnicamente rendimento garantito, fixed, ragazzi, attraverso quelli che sono i meccanismi di earn, i vecchi depositi. Vi ricordate? I vecchi pronti contro termine, una volta si facevano in banca. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo un po' di investimento, come creare rendimento utilizzando il mondo delle criptovalute, anche se non andremo a fare investimento nelle criptovalute. Come si fa? Lo vediamo oggi. Va bene, ragazzi, allora prima di andare avanti, come sempre, io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi, ragazzi, vi ricordo anche il mio super nuovissimo canale Telegram che stiamo portando avanti a tradingon.it. Ricordatevi, anche lì c'è pieno di scam, stanno facendo danni, anzi. Probabilmente dovrò fare anche una storia sul mio profilo personale perché mi hanno clonato il profilo personale, stanno vendendo scam anche lì. Non vi iscriverò mai, lo ripeto nei video, non per cattiveria, io vorrei iscrivere a tutti quanti, ma non si può fare proprio per evitare questa storia che vi offrono investimenti a nome nostro e poi non siamo noi, ragazzi. Purtroppo le piattaforme, soprattutto Instagram, è veramente carente dal punto di vista sicurezza e quindi fate veramente tantissima attenzione. Va bene, ragazzi, allora come possiamo mettere a rendita i nostri euro se ad esempio vogliamo farli fruttare utilizzando il mondo delle cripto? Si parla spesso, quasi sempre, delle rendite create sulle SeFi e sulle DeFi per quanto riguarda Bitcoin e criptovalute, ma anche per quanto riguarda le stablecoin che poi sono ancorate al valore del dollaro. Quali sono le possibilità? Nel mondo cripto, sulle possibilità lato USD ce ne sono veramente tantissime, lato invece euro sono veramente poche, ma qualche settimana fa la mia carta Wirex, ragazzi, vi ricordate, vi ho già parlato della Wirex un po' di tempo fa. Wirex è da sempre la prima, mi piacciono sempre queste cavolo di cose che fanno, sono sempre fighissime. Wirex è la prima carta cripto, ragazzi, che ho utilizzato, un po' tutti abbiamo utilizzato la prima carta cripto di Wirex, ma stanno anche incrementando quello che è il lato earn, quindi stanno creando un po' il vecchio concetto della banca dove si va a depositare delle somme, anche delle criptovalute, e si ottengono dei rendimenti e poi attraverso magari la carta si possono spendere tranquillamente in giro per il mondo. Wirex si accosta a quello che era un'altra SeFi, secondo me molto buona per quanto riguarda il rendimento, l'earn creato sugli euro, che era Nexo, ragazzi. Anzi, vi faccio vedere un po' entrambe, così oggi le andiamo a guardare. Quindi su Wirex adesso è possibile andare a mettere, a depositare degli euro, ragazzi, ottenere addirittura fino al 16%. Queste sono dei vantaggi perché sono ovviamente legate al fatto che in questo momento probabilmente stanno facendo raccolta anche di questo su questo nuovo loro servizio, e quindi danno un tasso di interesse veramente importante. La precedente era quella di Nexo, ragazzi, ne avevamo già parlato, che può arrivare a rendere sugli euro fino all'11%, ma con alcuni meccanismi, insomma, Nexo ci arriva, ragazzi. Ma in questo caso abbiamo la possibilità di avere quindi una nuova struttura di SeFi, quindi un nuovo servizio con un tasso di rendimento veramente notevole, ragazzi. Come funziona? Andiamo a scoprire direttamente anche sul sito. È veramente molto semplice. Vi faccio vedere anche tra un poco perché ho iniziato a provarlo io. Per quanto riguarda proprio gli euro, quindi vi faccio vedere un po' quale secondo me può essere un meccanismo interessante da utilizzare in questa fase per fare il test, poi vediamo pro e contro, come sempre, anche rispetto ai competitors.
Allora, intanto è veramente ready in 5 minuti, ragazzi, perché si fa veramente 5 minuti. Entrate nel login del vostro account di Wirex e andate a creare appunto il conto account X, si chiama, dove si mettono a rendita non soltanto euro, tra l'altro, ragazzi, perché abbiamo anche i DAI, che in questo caso sono utilizzati, ma abbiamo anche poi la possibilità di mettere a rendita altre criptovalute, per esempio Bitcoin, altissimo, il 10%, ragazzi, su Bitcoin, veramente molto alto anche questo discorso, anche Ethereum, insomma. Ci sono rendimenti molto alti, ovviamente, se fate un earn in VTX, che è il token di Wirex, ma questo lo stesso vale per Nexo, vale per Celsius, vale per tutte queste SeFi che hanno il loro token personale. Questo ci sta, ragazzi, poi ovviamente si possono anche vendere, cambiare, e nella valuta di riferimento. Se invece fate, per esempio, quello che è un earn in valuta diretta, che mettete per esempio a rendita, in questo caso vedete gli euro scendono dal 16% al 12%, quindi in VTX avete un più 4, fermo restando che per esempio in Bitcoin avere il 6% anche in Bitcoin è veramente altissimo, adesso non lo dà praticamente più nessuno in Bitcoin questo tipo di rendita. Allora, è molto semplice, vi andate, vi registrate, ragazzi, io vi lascio come sempre il link di Wirex in descrizione, mi fate un regalo perché mi aiutate con il ref, come sempre per questi video mi date la possibilità ancora di continuare ad approfondire tutti questi schemi. Ok, ragazzi, allora andiamo al tutorial di come si fa. Sono entrato in quella che è il mio account di Wirex, dove ci sono tutti i miei pagamenti, le carte, eccetera. Non ve li faccio vedere perché ovviamente ci sono dei dati che in questo momento, diciamo, lo posso cancellare, quindi sono i dati dei miei acquisti, eccetera. Allora basta andare in account X, che vedete qui, cliccate il super bottoncino gigante per creare un account di earn sulla valuta o criptovaluta che a voi interessa. In questo caso io su euro l'ho già fatto, si può fare anche sul British Pound. Poi qui abbiamo le digital currency, ragazzi, vedete, quindi c'è anche alcune cripto interessanti che magari possono essere tenute in hold da qualcuno, come ad esempio Aave oppure Chainlink, e poi le classiche Bitcoin ETH. Abbiamo DAI, che comunque funge da stablecoin in sostanza contro il dollaro, può essere utilizzata anche questa, e poi altre cripto come Litecoin, Stellar, eccetera. Stellar ancora continuano ad averla loro. È particolare, insomma, questa scelta di avere Stellar qui, no? Cioè, insomma, comunque, ragazzi, è simpaticissima questa cosa. Allora, basta che andate, per esempio, creiamo quella di Bitcoin, andiamo qui indichiamo, ok, add account, e l'account verrà poi aggiunto al nostro account X, e in sostanza si andrà ad avere il posto dove andiamo a mettere a rendita quelle che sono le nostre cripto, in questo caso Bitcoin. Adesso vi faccio vedere quello in euro che ho già creato, ho messo qualche euro che avevo, ragazzi, pochissimi euro. Allora, ragazzi, allora questo è l'account, ve lo faccio vedere, basta entrare da qui. Io ho attivato l'opzione di avere il reward in VTX e quindi tecnicamente prenderò il mio 16% su 9 euro che avevo liquidi sul conto, ragazzi, per fare il test. L'ho aggiunti pochi giorni fa, vedete, insomma, per vedere appunto come creavano la schermata dei rendimenti, quindi viene messa qui, quindi i rendimenti giornalmente vengono pagati e poi ogni settimana accreditati. È molto semplice, qui si può fare un edit e cambiare il nome, per esempio, dell'account, oppure aggiungere fondi, per esempio, faccio vedere come aggiungere fondi. Io ho altri 20 euro dopo, insomma, l'altro giorno, altri utilizzi, potrei mettere qui dei fondi e aggiungerli liberamente. La stessa cosa è se volete andare a prelevarli facendo un withdrawal, quindi io posso dire preleva i miei 9 euro che sono qui, ancora non mi sono stati accreditati i rendimenti maturati, che sono ovviamente 2 centesimi, ragazzi, ok? Perché ci vuole una settimana, quindi i rendimenti vengono accreditati ogni settimana, è un po' il meccanismo di Celsius in questo caso che utilizza. Quindi io posso andare qui semplicemente, riprenderli e li metto sul conto e vado a spenderli. Questo è tutto, ragazzi. Allora, il meccanismo della piattaforma è stra semplice. Ci sono dei pro e dei contro che adesso andiamo a vedere. Allora, analizziamo un po' tutti quelli che sono i vantaggi. Rendimenti molto alti, ragazzi. Il fatto che Wirex abbia già una carta di sia possibile andare poi a spendere quelli che sono proprio i rendimenti direttamente, ragazzi, ormai
Questo è fondamentale. E poi il fatto che intanto comunque è sempre un'azienda che sta sul mercato veramente dagli albori e sta cercando appunto di ristrutturarsi con un sistema più moderno, andando a utilizzare questi che sono i servizi di SeFi annessi a quelli del loro core business, che è appunto quello dell'emissione della carta, ragazzi. Sostenibilità, non sostenibilità, allora i rischi legati alla questione sulla SeFi, ragazzi, sono sempre gli stessi. È pur vero che qui indicano la presenza di una assicurazione, vedete qui c'è, i fondi sono assicurati, almeno così indicano, per 30 milioni circa. Non si capisce ancora bene da qui, bisognerebbe andarsi a informare, magari cercherò di approfondire la questione, se questi 30 milioni sono relativi a un'assicurazione sul singolo conto o sui conti in generale. Io credo che sia sui conti in generale, un po' come quella di Nexo, ragazzi, perché 30 milioni sul singolo conto, la vedo un po' una cifra esagerata, insomma, ok? Quindi sarà una assicurazione semplice sulla custodia dei fondi. Allora, qua, la questione legata alla sicurezza dei fondi messi in SeFi è sempre la stessa, non cambia mai. Secondo me è indipendente anche dall'azienda in questione, dipende dal team, dipende da come andrà il mercato. Sicuramente con i mercati cripto in bull run, comunque su buoni livelli, difficilmente ci saranno problemi. Il problema magari sarà in un eventuale crash del mercato, allora lì potremmo andare a considerare qualcosina. E quindi il settore sicurezza, ragazzi, noi lo analizziamo perché è sempre la stessa cosa. Sulla SeFi state prestando i soldi, i vostri, le vostre cripto a conto terzi, perciò come in banca, quando noi depositiamo in banca i nostri euro, tutti i rischi sono identici a Celsius, BlockFi, Nexo, a tutte le varie SeFi. C'è una cosa che però secondo me è estremamente interessante: un nuovo servizio come quello di Wirex ci permette di diversificare quelli che sono i nostri, le nostre aziende, perché in questo caso secondo me una assicurazione, passatemi il termine, che possiamo crearci da soli, è proprio quella di diversificare i fondi che abbiamo messo in Earn, ad esempio, su più piattaforme, in maniera tale da avere una sorta di protezione, perché magari una, se succede un patatrac, non abbiamo tutti i nostri fondi su una piattaforma. È come avere più conti in banca, la stessa cosa, per evitare il problema magari di qualche banca, soprattutto le piccoline, che possono diciamo avere problematiche magari finanziarie, di liquidità. E in questo caso avere la possibilità di mettere i fondi euro in rendita su Wirex a un tasso veramente altissimo, ragazzi, ok, ci fa differenziare quella che è la possibilità che avevamo precedente, cioè di utilizzarli su Nexo. E quindi secondo me questi sono i pro: grandi tassi di interesse, fluidità sul fatto che la piattaforma è basilare, semplicissima, utilizzabile veramente da tutti neofiti, non è difficile, non è macchinosa, non è, insomma, è semplice, ragazzi, ok. Poi abbiamo la questione legata al fatto che si possa diversificare e che si possono spendere direttamente con la carta, quindi non c'è neanche bisogno in realtà di rientrare eventualmente presso la nostra banca e spenderli, mentre con Nexo per esempio bisogna farlo perché Nexo non ha ancora la carta, quindi non possiamo andare a spendere quello che guadagniamo, ma dobbiamo riportarcelo in banca, e spesso questo non è proprio visto benissimo, ok? Allora, però quali sono i contro che ho riscontrato quando ho fatto questo tipo di operatività? Quello che diciamo non mi è andato molto a genio. Allora, il primo, il più grande secondo me di tutti, che stanno cercando di risolvere da un po' di mesi, e sicuramente lo faranno perché già precedentemente era così, ragazzi: non si possono mandare fondi euro con bonifico SEP. Non si può fare, bisogna farlo con le carte di credito, quindi dovete andare a registrare la vostra carta e fare un pagamento, in sostanza un trasferimento dalla carta sul conto di Wirex. È vero che il pagamento delle fee con la carta è free, quindi non vi costa niente, non ci sono commissioni. Però ragazzi, è anche vero che è macchinoso, oggettivamente le carte hanno per esempio dei limiti, non tutte le carte vi consentono di mandare 10.000 euro per esempio in un giorno, quindi insomma è un po' macchinosa la questione. Stessa cosa al rientro: se voi volete riprendervi questi euro e non spenderli,
Per passarveli, per esempio, su un conto in euro dovete utilizzare la carta Wirex, non c'è altro modo. Quindi in questo momento credo che questo sia veramente l'unico neo della piattaforma. Neo che chiaramente, ragazzi, stanno lavorando per risolvere. Questo è ovvio che sarà così, anche perché precedentemente Wirex era leader anche in questo, quindi aveva già la possibilità di bonificare sul conto e riprendersi i soldi. Credo che questa cosa a mesi verrà risolta, insomma, e da lì in poi, insomma, verrà meno questa situazione. Questo è il neo principale. Poi ho notato un certo rallentamento nella piattaforma in alcuni momenti, quindi a volte bisogna ricaricare la pagina quando si va a creare l'account X, almeno così ha fatto a me. E poi una problematica che ho avuto nella registrazione di una mia carta Revolut, perché il codice di conferma di Revolut era sbagliato. Questo è un problema addirittura di Revolut, pensate un po'. Vabbè, allora, siamo comunque nell'ambito della questione tecnologica, quindi ci sta che ci sono un po' di meccanismi da andare a risolvere con l'assistenza. Assistenza però, ragazzi, che in questo caso mi ha risposto quasi subito su Wirex, la cosa un pochettino... mi ha fatto piacere, perché uno dei precedenti nei di Wirex era la questione proprio assistenza, non proprio istantanea. Va bene, allora vi ho detto tutto. Nuovo freccia al nostro arco. Bitcoin 10 punti, insomma, con le cripto più facile, ragazzi, perché le cripto, il withdraw, quello ve lo fate sul wallet, quindi è veramente molto più semplice. Inizierò ad utilizzare anche questo account per quanto riguarda le mie rendite legate agli earn, insieme a tutti quelli che già sto facendo, per esempio Yield Up, e vi porterò poi un super video, perché io da un anno, ragazzi, che utilizzo tutti i servizi di SeFi, veramente per capire pro e contro tutto quello che c'è sotto, quindi le varie magagne che magari si identificano. E anche in questo caso adesso proverò anche Wirex, sia con gli euro che con il Bitcoin, per capire come va, come non va, quando accreditano, non accreditano, se tutto funziona alla grande. In questo momento mi sto trovando molto bene con alcuni servizi, non ve li svelo, registratevi al canale, ne parliamo, e questo si aggiunge al nostro arco, una nuova freccia, un nuovo rendimento. Cosa ne pensate? Come sempre, ragazzi, scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi lo sta già utilizzando, per esempio, e ha avuto qualche difficoltà, pregi e difetti, quella che è la vostra esperienza, come sempre, nei commenti. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!